Ciao! Come avrete intuito, io e Alissa abbiamo deciso di provare tutti i ristoranti asiatici del mondo e oggi è toccato a questo, che già dall'arredamento ci ha fatto subito sentire in Giappone. Daniel era una festa a casa di un amico, perciò abbiamo fatto una cenetta a tre insieme al papà e con la scusa che dovevamo fare la recensione abbiamo ordinato di tutto e di più, tanto era all you can eat. Abbiamo preso tanti maki, sashimi, uramaki, nigiri e una barca piena di sushi, tutto buonissimo e freschissimo. E perdonate Alissa che ne prende uno con la forchetta, non si fa, ma la fame fa fare cose strane. Tra i cibi cinesi Alissa ha preso come sempre il suo adorato riso alla cantonese, ma avevamo preso anche dei buonissimi ravioli al vapore sia di carne che di verdure, ma ce li siamo spazzolati tutti prima di riuscire a filmarli, scusate. Vabbè, le nuvolette sono un classico, ma provate anche le polpette di polpo, che sarebbero i takoyaki giapponesi. E poi, visto che gli uramaki sul menù non ci bastavano, abbiamo ordinato anche questi, che sarebbero dei fuori menù, ma li avevamo trovati sulla barca e ci erano piaciuti tantissimo. Veramente una serata fantastica che abbiamo concluso scoprendo il nostro destino con i biscotti della fortuna. E beh dai, non c'è andata male. Insomma, siamo uscite con la pancia piena, felici e soddisfatte, perciò vi consigliamo sicuramente questo ristorante, che si chiama Nozomi e si trova in via Cavallotti in centro a Rovigo, per noi promosso al 100%. Ciao!